È un piacere essere qui per uno spettacolo appunto che aspettavamo da un bel po'. Tra l'altro penso sia stato una grande emozione anche per voi due, perché avevate appena provato lo spettacolo prima del lockdown e poi, poi avete dovuto riprenderlo. E ieri sera è stata una grande soddisfazione per tutti. Credo per voi, per noi sicuramente, ma anche per il pubblico, devo dire. Uno spettacolo, purtroppo non può essere qui la regista Anna De Francisca, uno spettacolo tratto ispirato all'Anello Forte, che come ben sapete insomma costituisce una sorta di dittico e di completamento del mondo dei vinti, quindi una ripresa delle interviste appunto alle donne dopo aver visto la distruzione di quella civiltà contadina che era durata secoli. E ecco, come avete lavorato sul testo? Nel senso, visto che non c'è la regista, chiedo a voi, come siete arrivate dalle interviste di Nicola Belli al testo della scena? Allora, fortunatamente, vado io perché su questo passo uno step indietro rispetto a Lucia. Intanto buonasera a tutti anche da parte mia. Felicemente in questo lavoro Lucia ed io facciamo il nostro lavoro di attrici e quindi la scelta di quali delle credo 300 circa interviste che Luto Revelli ha meravigliosamente raccolto nel testo le ha fatte la regista Anna Di Francisca, che covava, e uso proprio la parola, questo lavoro da anni, da quando la madre ha 15 anni, le ha regalato il libro a Roma, in Umbria, forse ancora in Umbria, e le ha detto: guarda, questo è un libro che ti farà bene leggere. Come tutte le ragazzine ci ha messo un po', e poi l'ha preso. E da allora aveva sempre voluto mettere in scena Anello Forte. Quando mi ha proposto la cosa, a me è venuto un tuffo al cuore, perché io quel libro lì ce l'ho autografato da Nuto, che avevamo chiamato a Settimo Torinese a presentare il libro, eravamo dei ragazzini. E anche a me sarebbe piaciuto da tempo, ma io mi sarei forse spaventata all'idea di scegliere. Invece Anna Di Francisca ha scelto lei le 10 donne che portiamo in scena e ha fatto lei un piccolo lavoro, ma che naturalmente richiede molto pensiero e molto tempo per farlo, di riduzione di alcuni testi più lunghi, ma soprattutto ha poi accompagnato quei testi, lei è principalmente una regista di cinema, e ha inserito nello spettacolo vicino ai testi dei filmati di documentazione dell'epoca. Credo che anche per lei sia stato molto difficile. Ad un certo punto ha scelto le categorie che ha scelto sono state un equilibrio fra donne più anziane e donne più giovani, fra donne del nord e donne del sud, donne legate alla fabbrica e donne legate alla terra. Quindi ha cercato di fare in modo che queste 10 donne fossero come dei capitoli, ecco, illustrassero i diversi capitoli in cui Nuto ha sistemato le interviste che ha fatto. Giusto? Ho detto giusto. Tra l'altro le immagini, i filmati ci danno una dimensione che
a volte le interviste stesse di Nuto non potevano andare, andava col magnetofono quindi rimaneva soprattutto la dimensione orale, la testimonianza a voce. E, però nello spettacolo appunto ci sono anche delle, cioè, la scelta ha comportato di mettere in scena delle specificità, diciamo, varie specificità, la sposa, soprattutto il tema del parto, o meglio, dei parti, perché della condizione della donna, di madre, di lavoratrice nelle fabbriche, di lavoratrice serva che andava a lavorare all'estero, in Francia, naturalmente, e fino ad arrivare alla, diciamo, ai decenni più recenti e alla, al fenomeno dei matrimoni misti, dei matrimoni con donne fatte venire dal sud. E, in questa scelta, ecco, Lucia Vasini, senza offesa, anzi con grande ammirazione, ieri sera quasi a volte sembrava che tu facessi la caratterista, appunto, passando da una donna magari del nord a una del sud. Ecco, ci puoi parlare del lavoro che hai fatto sulle varie, sui vari personaggi? Ma il lavoro che facciamo noi attori è un lavoro che parte, penso per tutti, dalla voce che viene dal corpo e dai pensieri. Quindi una volta che entri nel pensiero, nella visione del mondo di questa persona, capisce anche come si muove e quindi la parola esce dal corpo, dal cuore, dalla testa, insomma. Però è un lavoro dove tu ti devi mettere da parte, perché è una restituzione, quindi l'attore deve essere lì che guarda, cioè, un po' distante, come diceva quel bravo drammaturgo Bertolt Brecht. E tu fai parlare il personaggio quando sei fortunato, quando arriva, perché mica sempre arriva. Però siccome noi siamo artigiani, se non arriva, abbiamo costruito un qualcosa, per cui un qualcosa c'è. Prima o poi però arriva il personaggio. Magari arriva a metà del pezzo, dice, ah, ecco, perché c'è un'anima comunque, c'è un'energia come, che ce la dà poi Nuto. Perché bisogna essere quasi, non dico degli storici, però devi semplicemente metterti da parte, ecco, e vedere la storia. A proposito di artigiani, invece, Laura Curino interpreta una delle donne intervistate, che è un po' una, diciamo, un'eccezione. L'intervista era quella fatta a Paola Martinengo, la donna che, la ragazza che fugge praticamente dal paese per fare la vita del circo. Appunto dicevano quelli del paese, quelli che fanno la vita del circo sono i ciarlatani, riprendendo una vecchia polemica di secoli, che era ancora viva, appunto, l'attore o comunque l'artista girovago è paragonato al ciarlatano. È paragonato al ciarlatano perché da sempre il mondo si... da sempre, no, in realtà da un tot di secoli abbiamo abbandonato il nomadismo. Da quando abbiamo abbandonato il nomadismo ci sentiamo molto bravi, perché sappiamo costruire le case, sappiamo vivere fermi in un posto, sappiamo in questo posto effettivamente costruire delle vite importanti e dignitose, ma non è naturale nell'uomo
stare fermo, cioè l'uomo prima si muoveva. E quindi qualcuno di noi, mi ci metto in mezzo, ha i geni del nomadismo. Io dopo una settimana che abito a Settimo Torinese, dopo il lockdown il lavoro è molto rallentato, ma anche durante la normalità del tempo di prima, qualche volta sto anche a casa una settimana, ma dopo una settimana la terra mi brucia sotto i piedi e dico che devo andare anche solo fino a Brandizzo, cioè devo me depaiser, cioè devo togliermi dallo sguardo di quel luogo, ed è qualcosa che ho sempre avuto. Ho sempre avuto una insofferenza per restare ferma. Quindi, però, siccome gli stanziali sono di più, gli stanziali vedevano con una lontananza, anche a volte con disprezzo. Apprezzavano la fiera, è sempre stato un momento importante di incontro con l'altro che viaggia, no? Per secoli, questa volta dico giusto, gli attori di teatro hanno dovuto cercare di, perché ognuno cerca di differenziarsi dagli altri, di dire ma noi facciamo gli attori, mica facciamo il circo. Ecco, io questa differenza non la vedo, vedo la differenza fra chi può vivere fermo e chi invece è nomade, ma nomade può essere anche il rappresentante di commercio, la persona che si trova un lavoro di scambio internazionale, credo venga proprio che sia genetico. Quanto al ciarlatano è perché nelle fiere e nei luoghi di grande movimento di massa la truffa era molto vicina, dal western e le pozioni magiche del doc del film western, no, che vende l'inesistente cura miracolosa. Ma poi credo che sia anche determinato dalla paura di quel qualcosa di magico e misterioso che c'è proprio nel vedere uno che fa qualcosa che tu non potresti fare, non sapresti fare. Dal salto mortale, dalla vicinanza con la morte dell'acrobata, questa sfida con la morte che io da piccola dicevo ma perché lo fa? Perché si mette in pericolo? No? Non mi piaceva il circo, proprio avevo paura del circo. Invece con gli attori questa capacità di fare un altro che quasi ci credi, no? Ma comunque di andare a mettere a nudo i sentimenti, le storie, e questo per molti è imbarazzante. C'è poi il fatto che più viaggi, più vedi il mondo e meno hai delle idee chiuse e retrive, più sei aperto al mondo, più sei libero. Perché? Perché vedi gente che può vivere in tanti modi diversi, per cui i dogmi si fa così, per te non si fa così qui si fa così, perché là, sono stato la settimana scorsa, si fa diverso. E questo per alcuni luoghi, soprattutto le campagne, era anche destabilizzante e pericoloso. E se lo sanno anche i nostri figli, che là si sta meglio, che la libertà sessuale, per esempio, no? Che in questi racconti entra tanto, e lì c'era una grande preoccupazione di rivoluzione del mondo. Certo. Però in tutto questo, appunto, la prova della ginnasta del circo è l'eccezione, è quella che in fondo riesce a scappare e a essere innamorata. L'unica che sposa l'uomo che vuole, che si innamora di lui perché lo vede volare al trapezio. È bellissima, io sono sempre commossa quando leggo. Poi è vera la storia di Maruschka e sono sempre molto commossa da lei.
perché lei riesce a essere libera, a guadagnarsi la libertà all'alto prezzo dell'ostracismo del suo paese, perché è un prezzo alto comunque, però per esempio guadagna, oltre all'amore per il marito, l'amore per il suo lavoro e addirittura l'amore per la suocera. Lei è innamoratissima di questa suocera, è l'unica, no? Perché lei è una grande cavallerizza, no? Per lo spettacolo è l'unica che... È l'unica in questo che ha... che lei la adora. E questo viene dal fatto che lei può scegliere, non è obbligata. E fa proprio pendant con invece l'altra, Agostina, che... resta, che si sposa, resta e che impicca la sua gioventù impiccando l'abito da sposa a un chiodo e poi deve sottostare alla suocera, deve sopportare e adeguarsi alle deve sottostare a quella terribile, come si può dire, consuetudine per cui chi ha subito fa subire. Vengo da una cultura di campagna, sono stata cresciuta fortunatamente da una nonna in campagna fino ai 6 anni perché i miei qui lavoravano e la realtà era proprio tanto così, non più dappertutto, però quando una donna finalmente libera perché i propri figli si sposavano, ad un certo punto prendeva una rivincita furiosa e anche oppressiva nei confronti delle nuore, no? Avendo una rivincita su qualcosa che aveva subito prima. Non è solo Agostina, tante delle donne in Utore Belli raccontano questa sudditanza. E una la mettiamo in scena di queste qua, La Vittoria che è di una che si presenta come di un ceto diverso però rispetto alle contadine. Lei addirittura sfoggia antenati nobili, o almeno per il marito, non per lei ma per il marito. E nonostante il marito morto, perché è morto è il supremo, ma lei continua e sfoggia questo comando, questa volontà di imporsi ai... Sì, dice che le donne devono star sottomesse, però lei comanda. Però lei comanda. Tornando al discorso delle madri, dei parti, ecco... La condizione delle donne contadine sottomesse alla volontà e ai desideri dei maschi durante l'inverno, dice una. Forse non facevano che bere, fare quello, bere, fare quello, bere, fare quello. Probabilmente perché nelle altre stagioni erano anche loro distrutti dal lavoro, quello che risulta dallo spettacolo è appunto il cambiamento, la produzione di donne come a loro volta produttrici di figli. Figli e però quella, la condizione di donne incinte, eccetera, non escludeva, anzi, includeva il fatto di dover lavorare costantemente fino all'ultimo giorno. Curiosamente dallo spettacolo, lo raccontavo prima a Lucia, non c'è un momento successivo che emerge dal libro di Enuto, cioè intanto il fatto della consuetudine, abitudine di dover seppellire il secondo parto, la placenta in casa, su decoupe o in cantina,
E l'altro quello che 15 giorni dopo, entro 15 giorni dal parto, la donna doveva andare in chiesa a farsi depurare, doveva avere la benedizione che doveva liberarla dal peccato di aver concepito. Successe ancora a mia madre nel 1964. Anche concepire col marito era peccato comunque. La condizione della donna quindi era veramente quella, ecco, forse questa situazione di essere dominata prima dal marito, poi dalla suocera e da una società appunto che giudica e che e da una religione che impone dei legami terribili. Appunto per questo Paola Martinengo mi sembra un esempio, la ginnasta mi sembra veramente una donna straordinaria. Ma in tutto questo la sposa e madre è appunto l'anello forte della società per noto, è quella che in fondo tiene insieme le generazioni, è quella che lavora quando il marito è in guerra o quando rimane vedova, eccetera, e dà una continuità a una civiltà. E questa continuità però le è misconosciuta, insomma, non le viene riconosciuta questo ruolo, in fondo, se non in pochissimi momenti. Questo dipende anche forse dalle scelte delle donne che abbiamo raccontato. In realtà il cambiamento viene fuori. Allora, intanto l'anello forte, sì. Quando il marito è in guerra, la levatrice si era messa in buona disposizione di partorire da sola. Quando l'uomo non c'è, le donne lavorano e crescono i figli. L'anello forte è anche quando c'è una malattia, sono loro che si occupano di curare. Ma Pernuto era l'anello forte di congiunzione anche fra un universo e un altro. Qualche cosa spunta qua, per esempio la madre che fa di tutto perché i figli non facciano la sua stessa brutta vita. Quindi subisce tutta la solitudine, l'aridità, anche la cattiveria che ha attorno, ma fa di tutto perché i figli non facciano la sua vita. Questo esce fuori in diversi casi. Uno. Due, ci si rende conto che qualcosa sta cambiando, non so, per esempio Margherita dice adesso è cambiato il sistema, adesso è l'uomo che ci è la donna che ci dice all'uomo di stare zitto, no? Sanno che sta cambiando qualcosa e queste signore che, insomma, l'intervistata Margherita è già sull'ottantina, credo, quando Nuto la intervista, sono tutte ben consapevoli, sono, magari non lo dicono agli altri ad alta voce, ma a Nuto sì, e si sente il compiacimento, la felicità che qualcosa stia cambiando. E per quello sono questo anello, anche perché hanno, come dire, agganciato i loro figli al cambiamento. Si sono, hanno dato tutto, molte di loro, tutto quello che potevano perché i figli non facessero la loro stessa vita. E in tutto questo rientrano, il libro ricorda dell'85, le interviste di qualche anno anteriori, rientrano le grandi polemiche, le grandi lotte, quelle sul divorzio e sull'aborto. E sull'aborto anche la
anche Vittoria, insomma, anche se dà un giudizio piuttosto retrivo, in quel caso, Vittoria dà un giudizio piuttosto retrivo, altre nel libro invece sono appunto aperte al cambiamento, vedono finalmente... Io immagino che una, come quella, una di cui parliamo, che nella sua famiglia la madre ha avuto 16 figli, sia piuttosto aperta al cambiamento. Sì. 16 è un numero. 16 vuol dire, com'è che dice la levatrice, ne faceva uno e ne covava già un altro, no? Cioè, c'erano delle donne che ne facevano uno e ne covavano già un altro. Compravano e covavano già un altro. E però appunto dal libro emerge proprio questo interesse per queste nuove proposte, anche se la Chiesa le osteggia, eccetera, però vedono appunto come la società stia cambiando man mano che anche avanzano le generazioni, ma anche certe donne nate ancora nell'Ottocento. Ma ad esempio Vittoria è vero che dice, stigmatizza, però dice anche la verità sull'argomento, dice, com'è la frase? Che l'aborto l'hanno sempre fatto, di nascosto, perché avevano soldi. E gli altri facevano come potevano, di nascosto, senza fare tanta pubblicità. Come se la cosa più importante sia il non fare pubblicità. Fare pubblicità, certo. E avere i soldi per farlo. Ciò che Vittoria aveva e altre no. E altre non potevano. Anche Agostina dice, adesso si difendono con gli anticoncezionali, no? Si accoppiano come colombi, stanno insieme 2 o 3 mesi e poi volano via. Ma lungi dall'essere un giudizio negativo, il suo è... Finalmente volano, no? Mentre loro sono rimaste. Le mentalità sono tantissime, c'è quella più religiosa, anche la suora, suor Maria Leonora, che è estremamente religiosa, la famiglia è estremamente religiosa. C'è qualcun altro che dice sì, quando avevamo lo zio prete o il fratello prete eravamo più religiosi, adesso che non abbiamo più il prete in famiglia un po' meno. Sono molto concrete, non ci sono delle teorie, c'è l'esperienza che ti porta a parlare con coscienza, con cognizione di causa. Però la suora, che a sua volta è sorella di altre suore, eccetera, ha una visione straordinaria della famiglia, di origine, del rapporto fra suo padre e sua madre. È l'unica che ha un padre e una madre che si aiutavano, è quella dei 16 figli. È l'unica che ha un padre e una madre che si aiutavano, infatti lei dice la cosa miracolosa non era, i miracoli non erano fuori, il miracolo era che i miei non ci ha mai fatto mancare niente. Ed eravamo 16. Ma cosa fa lei? Lei confessa in modo... È una suora, non è che può, in un modo un po' tortuoso, che piuttosto che sposarsi, com'era il matrimonio in quel tempo, lei e altre 3 sue sorelle sono andate a farsi suora. Quindi farsi suora, non chiudersi, ma farsi suora per aprirsi a un nuovo mondo, a un mondo dove decidere di più. Certo, non lo dice così. Non lo dice, certo. Però si intuisce che era una via di scampo per queste donne. Infatti, nella sua famiglia 4, tutte nello stesso ordine. Si stava bene lì. Si mangia bene. La cosa meravigliosa credo sia come, se posso dire, perché c'è un imbarazzo, credo, qua siamo tante signore, io capisco l'imbarazzo maschile nel trattare
trattare a volte o nell'ascoltare queste storie. Fortunatamente ci sono anche un paio di uomini che fanno una gran bella figura in questi racconti, no? Che sono proprio belli e sono... c'è dell'imbarazzo. Il miracolo grande per noi, credo di parlare anche per Lucia, è la delicatezza, l'ascolto e la, non so, la grazia con cui Nuto Revelli, un uomo, ha avuto il coraggio e la forza di far raccontare tutte queste mame, tutte queste nonne. È come il padre della suora, Nuto. È dolce, è dolce, è tutto dolcezza. Lui è veramente, abbiamo dei nastri da cui si sente. Quanti di voi hanno già visto lo spettacolo? Nessuno. Allora, magari uno è portato a vedere cosa succede in scena, però quando lo vedrete, notate quell'uomo, questa persona meravigliosa con quanta sapienza fa le domande, ma per farle parlare, perché comunque si genavano, no? Si genavano, qualcuno lo dice. No, non voglio dire una cavolata, no, nel senso, come si dice oggi, un vero counselor, no? Sai che adesso va di moda questa parola, counselor, non sai che è Rogersiano. Ma in realtà... Esce tanto fuori Mauro. In realtà Nuto riesce a mettere a loro agio per prima cosa, a parte che arrivava presentato i suoi contatti, eccetera, e riusciva a mettere a loro agio le donne, molte, la maggior parte delle donne, perché riusciva anche a parlare in dialetto, almeno in piemontese, e riusciva a capire anche su delle vallate il patois, quindi un po' di franco-provenzale e provenzale lo conosceva, e questo già toglieva una barriera grossa con tutti, donne o uomini. Con le donne riesce ad avere questo approccio, e veramente è una levatrice lui con queste donne, riesce a tirar fuori le storie che non, queste donne hanno. Anche con delle, come posso dire, degli argomenti scabrosi, il sesso, no? difficili. Eppure è come se finalmente lui togliesse un tappo e loro avessero una tale voglia di dire che quando cominciano è un fiume meraviglioso. Le storie appunto sui rapporti sessuali, su come una di loro proprio racconta il suo rifiuto del sesso, almeno di come le era imposto dal marito, e poi ci sono le storie appunto dei parti, del lavoro in Francia, del lavoro in filatorio, prima ancora della filanda, e delle ragazze mandate a fare le serve in Italia o in Francia, eccetera. E tutto questo è una cosa che in qualche modo rischiava di andare persa, se non nelle memorie familiari, e che Nuto è riuscito a tirar fuori. Ecco, il lavoro per queste donne, il lavoro in fabbrica, nello spettacolo, insomma, sono donne che lavorano in fabbrica soprattutto prima del matrimonio, poi il matrimonio in qualche modo diventa una prigione. Ci saranno altre nel libro che raccontano invece di aver lavorato, poi di aver continuato a lavorare e di aver trovato insomma una loro dignità anche, nel lavoro. Però c'è una ragazza che racconta degli scioperi a Savigliano.
e delle ragazze della Finlandia che andavano a sostenere in qualche modo gli operai. A piante commerci. A piante commerci, però appunto che erano dalla parte degli operai che protestavano e che quindi insomma rischiavano in qualche modo di avere poi una coscienza anche politica, e questo penso desse molto fastidio anche alle famiglie. Dava fastidio a tutti, guardate, dava fastidio all'inizio anche ai maschi operai, e questo è il guaio di noi donne, cioè tanto la fabbrica ha voluto dire per molte l'affrancamento economico, il lavoro. L'andare a fare un lavoro già cambiava tutto, perché voleva dire intanto allontanarsi almeno alcune ore dalla famiglia, o addirittura mesi. Penso alle mondine, che è uno dei lavori più tremendi che ci sia nel mezzo all'acqua, ma abbiamo questa iconografia della mondina che canta, eccetera. Non va dimenticato che erano ragazze giovani che per la prima volta potevano stare insieme, potevano parlare, potevano... Per quel che riguarda il lavoro da serve, pensiamo che le bambine, 10 anni, venivano affittati già, i bambini maschietti addirittura un po' prima, o per portare le bestie in pascolo, e anche a 6 anni venivano affittati per portare... affittati si diceva proprio, affittati come servitù o serve. Quando arriva, tanto la fabbrica è una scuola di coscienza, la fabbrica è una scuola, il sindacato è una scuola. Perché è una scuola? Perché si comincia a pensare laico, mentre lavorare fisico si fa, nella fabbrica si lavora e si pensa. Anche naturalmente anche in casa si pensava, ma il pensiero è spessissimo religioso, cioè la parte spirituale è surrogata dalla religione. Nella fabbrica le ragazze erano persone pensanti, tutti, anche gli operai, l'essere umano era anche pensante, aveva la possibilità del giudizio, e poi veramente diventava una scuola. Si leggeva, leggere un volantino, leggere, ascoltare un'assemblea, cioè diventa una scuola, parlare in italiano. Non dappertutto che agli inizi che anche le operaie, che le ragazze andassero a lavorare nelle fabbriche non era stato subito ben accetto, eh? C'era la cosa che andavamo a togliere il lavoro ai maschi, tranne in alcune cose dove servono le mani piccole, per esempio il filatoio, la filanda, eccetera. E per le ragazze era un gran fare. Smettono molte di queste donne quando si sposano, ma per esempio la mamma di Margherita, quando rimane vedova, torna a lavorare al setificio, quindi è anche una risorsa forte quando le cose vanno male, le donne si tirano su le maniche e avanti, com'è? Preso su una pica e avanti. Questo fatto appunto che anche gli operai non vedessero di buon occhio le donne all'inizio è stato difficile, mi fa venire in mente un altro aspetto dello spettacolo, un altro aspetto non solo del libro di Nuto, ma della civiltà contadina, che mette in scena, cioè le masche. Esatto. Prego. Stasera dobbiamo aggiungere 2 battute per far capire di più le masche. Queste donne streghe, guaritrici oppure dannose, spaventose, soprattutto spaventose per gli uomini e per i bambini, eccetera. Questa bella foto di Murialdo, quella potrebbe essere una maschera.
la presenza di queste streghe, di questi personaggi femminili dell'immaginario contadino e anche forse il un po' il riflesso di ciò che le donne non potevano essere molto spesso, di ciò che una donna sposata, repressa, eccetera, non poteva essere in qualche modo. Com'è? Io penso che invece erano tutte un po' guaritrici in queste domande. Ah, guaritrici sì, però la guaritrice appunto finché, che so, guarisce dal povero di Sant'Antonio, che okay? È un bene, una cui ci si rivolge. Quando però alle maschere venivano date altre funzioni che sono tipiche della strega, insomma, altre funzioni pericolose, appunto, una addirittura aveva, si vedeva solo da un albero, veramente... Nergo Bobo, un albero gobbo. E sembra quasi noce delle streghe di Benevento, ecco, sembra l'albero veramente del Sappa quasi, lì è l'albero maledetto da cui spunta la strega. E una... Allora, la donna che sa i segreti è pericolosa. La donna che sa i segreti è pericolosa. La donna che libera sessualmente è pericolosa. La magia e l'accusa di maleficio. Fortunatamente in Italia non siamo stati troppo, non ne abbiamo bruciate tante. Alla fin fine abbiamo bruciato tanti maschi, A memoria, insomma, queste donne non potevano ricordare, insomma, dopo la grande lotta illuminista, la Tartarotti, eccetera, non ci sono più stati. Ci siamo contenuti. Quello che mi ha sempre colpito è che si perseguitavano le streghe sotto l'accusa di magia e maleficio, giusto? Ma nello stesso tempo i signori che sostenevano la persecuzione delle streghe pagavano profumatamente i maghi di corte. Quindi è chiaro che la magia c'entrava come Bertoldo, no? C'entrava la concorrenza, per esempio, con i medici, che erano molto forti, c'entrava la concorrenza con la Chiesa, con i preti, e quindi il segreto e il mistero era solo quello religioso, non poteva essere altro mistero, era sicuramente un mistero demoniaco, ma c'entrava soprattutto l'indipendenza, queste donne che vivevano da sole nei boschi, che conoscevano il significato. Queste donne che utilizzavano la loro conoscenza a volte anche come un'arma, se no ti faccio il maleficio, no? Non dico che non lo facessero, però è chiaro che una società che foraggia i maghi di corte quando perseguita le streghe c'ha qualcosa che non va. Questo ormai era appunto era una società però che le donne intervistate non potevano non avevano più incontrato, no. Però le maschere erano una presenza, uno spauracchio, soprattutto per i bambini. Mia nonna ti diceva che nella casa dietro alla nostra c'era una di quelle porte dove passava la macchina che tirava sul grano, no? Quando si batteva il grano poi i covoni andavano su questa macchina, che era... dal basso arrivava a diversi metri d'altezza, quindi c'era a diversi metri d'altezza una porticina che per la maggior parte dell'anno non si era chiusa, ma non si capiva come qualcuno potesse camminare fino là. Allora lì c'era il Mago Sabino, e il Mago Sabino è incredibile che sia rimasta questa cosa, e figlia appunto di un'epoca diversa, io passavo e dicevo lasciamoglielo credere. Ciao Mago. Cioè, era tutte e due, no? Era passato quel tempo. Però i racconti.
racconti di paura, io sono del 56, i racconti di paura di streghe raccontati con l'aria di quelli che non ci credono più nel RO, nel cerchio di seggioline la sera in campagna, quelli li ho sentiti ancora fino a quando la sera mi sedevo lì con loro, no? Streghe, da noi più streghe, che va in Emilia Romagna. Ci sono le streghe? C'è un folletto che si chiama il Mazza Pigul, che arriva di notte con un berrettino rosso. Ecco, io ho in mente questo, che è un mostriciattolo che va a fare l'amore con le donne. Parto. È molto carina. Per cui proteggono queste donne sempre, perché di notte arriva questo Mazza Pigul, che è una masca comunque anche quella, però celtica, perché c'è tutta una tradizione stranamente celtica, non capisco come mai. Però è un personaggio maschile. Mentre nella civiltà contadina piemontese sono donne, predomina l'aspetto femminile, questo aspetto preoccupante applicato alle donne. Allora, senza fare delle storie, però comunque la civiltà contadina è una civiltà che ha, io vado sempre di genetica perché secondo me ci rimane attaccato lì, è una civiltà antichissima che precede un dio maschio e che parte dalla dea della fertilità, cioè da una dea femmina. Quando si sostituisce una divinità maschile, la divinità femminile deve recedere e di solito, almeno nelle nostre montagne, c'è una chiesa o dove prima c'era un qualche culto precedente, o a volte, se notate, nella collina di fronte, no? C'è la montagna magica e per opposizione c'è la chiesa a controbattere il potere malefico di quella collina. E le divinità erano femminili perché erano le divinità della fertilità, cioè il miracolo di far nascere i figli, il miracolo che cresce il grano, il miracolo che tutti gli anni dopo il disastro dell'inverno torna la primavera, ed erano femminili e diventano negative e diventano meravigliose masche. A noi ci piacciono. E un'altra cosa che mi ha colpito già dal libro di Nuto e poi nello spettacolo, molto spesso nelle civiltà, soprattutto contadine, c'è una rigida distinzione tra il tempo del lavoro e il tempo della festa. Queste donne, il tempo della festa, lo vedono, sì, c'è una che andava a ballare con uscita dal lavoro, ma il tempo della festa, una è andata in viaggio di nozze, ecco, in Liguria, ha visto il mare, il tempo della festa invece quasi non è presente nella memoria. Quando si sfogano rimane soprattutto in fondo l'astio, o se non l'astio, il racconto del dolore, del tempo del lavoro, come se le feste paesane non ci fossero. In queste nelle nostre, ma c'è però questa cosa, avevamo ancora voglia di andare a ballare. No, c'è. È che lo raccontano tutte, ma sì. C'è in tutte. Sì. C'è in tutte, perché era l'unica cosa. Lo raccontava anche mia mamma, mia nonna, famiglia di contadini. È quello, andare a ballare. Andare a ballare quando c'era la festa paesana, oppure sì, appunto lì. Difficile proprio, se la vanno a cercare, come si diceva allora, cioè le ragazze che vanno a ballare, a fare uscire dal lavoro, ma vanno a ballare davanti al bordello dove c'è l'orchestrina, e quindi rischiano ancora di più lo stracismo, la condanna. No, c'è la festa, c'è un grande desiderio di festa, è un grande desiderio di... Adesso in queste che abbiamo raccontato viene fuori
Però anche ad esempio dice se erano belli i balli di una volta, sì. Non erano i balli fuori da adesso, no? Questa voglia di felicità c'è, e quasi sempre il ballo, la sera o il giorno della festa, e in montagna meno. In montagna meno, perché in campagna ancora c'è la festa del raccolto, la festa del patrono. In montagna è più difficile, ma anche perché i paesi erano più piccoli, più lontani l'uno dall'altro. Per ragioni logistiche. Sì, geografiche, credo. Montagna mi sembra meno, però dovrei rileggere. Mi ricordo. Sono 300. E siamo già alle 6:25. A questo punto io chiederei se dal pubblico ci sono delle domande. Nessuno ha visto. Non l'hanno ancora visto, è chiaro che non possono. Delle domande su quello che abbiamo detto, se abbiamo... Se vi abbiamo fatto voglia, venire voglia di vederlo. Se, ecco, grazie, l'ho fatta io perché... Grazie. Penso che siano un anello forte anche adesso queste signore. Credo che potrebbe essere un bel libro di storia per i ragazzi e anche forse un testo di educazione sentimentale per i ragazzi, un'educazione ai sentimenti, a capire ciò che l'altra non dice, a capire come sia necessario. Oggi i ragazzi purtroppo hanno dei grossi vuoti di educazione sentimentale perché le relazioni sono spesso vicariate dai computer, eccetera, oppure quello scolastico un po' goliardiche, però poi poveri, cioè, devono saper dare un nome ai sentimenti. Queste qui le danno chiari e tondi, però danno un nome anche a ciò che desiderano, una carezza, una parola gentile, chiedergli se sono stanca. Lo nominano quello che vorrebbero sentirsi dire, quindi penso che siano ancora un anello forte. E, insomma, una sorta di libro educativo, in qualche modo, senza voler essere il libro educativo di un tempo. Ecco, l'educazione. Anche, sì. Forse avrebbe, io temo che per i ragazzi di adesso in molti casi spaventi la mole. Lo spettacolo dà invece... Per farli venire voglia io dico loro che se lo comprano, se lo trovano online, una delle buone tecniche per leggere l'anello forte è aprirlo a caso. E siccome sono un po' magiche, quella storia lì prima o poi ti serve. Cioè bisogna aprirla a caso come nella, no, nella divinazione con i libri. C'era una cosa che mi era venuta in mente su questo, sul fatto di essere... Ah sì, hai detto questa cosa interessante, una sorta di libro educativo. C'è un grande libro di fine Ottocento che è il libro educativo al lavoro per eccellenza e che è nostro perché è ambientato qua, che è il libro cuore. Ora, credo che Nuto abbia fatto il libro cuore delle donne. Cioè, lì c'è questo testo scritto per educare, perché non è un romanzo, è un manuale, per educare, dice il papà, il bambino al rispetto del lavoro e al valore del lavoro. Ecco, se posso pensare una cosa, Nuto ha scritto il libro Cuore delle Donne, che invece, tranne la maestrina dalla penna rossa, sono un po' comprensibilmente rispetto all'epoca assenti da quel testo. Ci sono delle madri, ma un po', come dire, oleografiche, ma tutto il testo così, e del resto è figlio del suo tempo. Ma Nuto ha fatto
l'educazione, il libro cuore delle donne, cioè l'educazione al pensiero delle donne potrebbe essere, forse, però magari sciottata troppo fuori dal cortile. Però è una nuova idea di lettura di questo libro, notevole anche. Allora, le interviste lui le ha fatte dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 80. Teniamo conto che alcune delle signore arrivano a 84, sono signore che negli anni 60 sono già grandi, arrivano, sono nate alla fine dell'Ottocento alcune di loro, e poi via via ce ne sono di sempre più giovani. Fino ad arrivare soprattutto alle spose che arrivano dal sud, le spose prese quasi sul catalogo, vedendo le foto portate prima dai, insomma, da dei... degli sensali, dei sensali di matrimonio. E poi per passaparola, o meglio per passafoto, la ragazza che... dietro le foto del suo matrimonio mette le foto delle amiche che sono ancora rimaste lì, rimaste e che lì, sono il segno che ormai al nord le donne erano cambiate e non volevano più sposarsi in campagna, il segno delle spose, emigranti è quello, non trovavano più donne che volessero sposarsi in campagna e fare la vita che avevano fatto le genitrici e le nonne. E poi ce ne sono di belle, come la nostra Caterina. Infatti. Ribelle. Che arriva in paese con la minigonna. E gli le magne. Le magne, quelle di sole. E il suocero che dice vado a prendere la pensione e vado a comprare un pezzo di stoffa per la slunghe. Quindi sono un arco di età molto vario, da ragazze, da donne che sono nate a fine 800 a donne che sono nate addirittura durante la guerra e via via anche del dopoguerra, anche del dopoguerra. Almeno le ultime interviste appunto sono appunto già degli anni 80, alcune sono addirittura interviste recuperate da donne che non avevano voluto testimoniare, raccontare la loro storia per il mondo dei vinti. Poi i figli, dopo che esce il mondo dei vinti, dicono ma non hai voluto, e quando c'è l'occasione allora finalmente testimoniano. Dunque io spero che, come già abbiamo sentito, questa chiacchierata vi abbia fatto venire voglia di vedere lo spettacolo. Visto che sono l'unico che qui ha visto lo spettacolo, ve lo consiglio caldamente. Grazie. Grazie.